Bella a tutti, ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo con un ospite speciale. Saluta Ciao Francesco. ragazzi, sono Matti per caso 07, scusa se ti ho tolto la presentazione, Sì. ma ero troppo agitato. Oggi faremo una cosa super bella in compagnia delle nostre persone. Wow! Madò, proprio impossibile sta roba, eh. Allora, che cosa Sì. facciamo oggi? Sì. Facciamo un quiz su Dragon Ball. Allora, un attimo, eh. Non cantate? Ma vabbè. Ma se lasci stare? Dici? Sì. Allora, veramente questo quiz di Dragon Ball inizia con questa domanda. Allora, in pratica io dico una domanda e dobbiamo rispondere tutti e due. Quante stelle ha? Benissimo. Oh. Quante stelle ha la sfera del drago di nonno di Goku? 3, 4, 7, 5, 4. E fino a qui, 4. chi di questi combattenti non sa volare? Riff, Krillin, il genio delle tartarughe, Videl. No, Videl sì, però più o meno. Eh sì, sa, Perché vabbè, sa Videl, volare. diciamo, è come Goku bambino. Vola se solo che dopo un po' casca. Cioè, è come un palloncino che si sgonfia piano piano. Riff? Oddio, Riff sa volare, sì? Forse è il genio della tartaruga, non sa più volare. Beh, dipende. Il genio delle tartarughe sa volare quando è super pompato. Quando non è Vero. pompato. Mettiamo il genio della tartaruga? Ok. La fusione di Goku e Giusto. Vegeta ottenuta usando i Potara si chiama Gogeta, Vegetto, Veku, Vegito, Gine. Ma Gine è la madre di Goku. Come Gine? È la madre di Come? Goku. Lo so, perché Gine? Ma lo sai qual è la cosa peggiore? È Quale? che in Giappone viene chiamato anche Vegetto, oltre a Vegito. Sì. Vabbè, mettiamo Vegito. Era giusta Vegito. Che poi non ho capito, c'è chi lo chiama Veget, c'è chi lo chiama Veget, c'è chi lo chiama Vegito. Io lo chiamo Vegeku. C'è chi lo chiama Vegeku? Io non lo so, perché vedere Yotop the Gamer e poi a vedere poi il cartone ti Sì, è vero. intrecci l'anima. Vabbè. Quale quadrante sovrintende il Re Kaio amico di Goku? Quindi Re Kaio, quello che conosciamo tutti. Est, ovest, sud, nord. Oddio. Ovest? Io mi ricordavo nord-est. Che senso? Ma cosa? Ovest. Ovest. Era nord, zio. Vabbè, no, no, io non ti ho detto nulla, sei buono. Vabbè, come finisce lo scontro tra Trunks e Mr. Satan? Arriva Majin Buu e salva Satan. Trunks fa finta di perdere. Trunks butta fuori Mr. Satan dal ring. Butta Mr. Satan fuori dal ring. Aspetta, mi pare che viene Majin Buu. Pure a me mi pare. No, Trunks buttava Mr. Satan fuori. Sì. La folla lancia i pomodori a Trunks. Quando Io si sta cosa sono. nemmeno me la ricordo poi. Eh sì, è vero. Manco io. Quando si sono. Noi saremmo esperti. Quando si sono fusi per la prima volta, chi era più forte? Goten o Trunks? Avevano una forza equivalente. Goten, con sorpresa di tutti, Trunks perché aveva un anno in più. Dico, io ho portato quella rossa e quella Trunks, gialla. troppo Trunks. grande. Sì, è vero. No, mi ricordo che era proprio più forte di lui, del suo. Poi ti ricordi, lui non riusciva a fare la Kamehameha. No, ma alla fine ci riesce Trunks. Goten. Dove? Ah, Goten, sì, no, Goten è vero. Goten è Trunks? un imbranato a cui non piace a nessuno. No, zio, ma Trunks la Kamehameha. Trunks la fa nella Kamehameha. Perché Kamehameha. Vabbè, lasciamo sì, lo stare, va, so, lasciamo ho detto stare. sì. Perché nella sigla giapponese, quando c'è gente a caso che si trasforma in Super Saiyan e fanno una Kamehameha, c'è pure Kamehameha, perché non lo sta a dire oggi? C'è pure Trunks. Vabbè, cosa succede quando Vegeta. Aspetta, no, sul serio, mi Quando sto dice un ammazzo interrompendo. video cattivo. Allora, Goten e Trunks sono, Però diciamo, quando allievi di dice Gohan. sono un cuore.
diciamo così. Sì, va bene, lasciamo stare, ti prego. Ok. Comunque loro due sono allievi di Piccolo, però di Junior, però vabbè. Cosa succede quando Vegeta diventa Super Saiyan per la prima volta? Distrugge una meteora, uccide C-19 con un solo colpo, sconfigge Goku per la prima volta da tempo, Bulma gli fa perdere la concentrazione, ma Majin Buu fa la sua apparizione. Ma che risposte sono? Uccide C-19 con un solo... Sì, gli stacca la testa. No, zio. Mi ha dato distruggere una meteora. Ma non è vero. Ma non è vero! Quale forma di Majin Buu si vede per ultimo? Buu grasso, Kid Buu, Buu malvagio, Super Buu. Vabbè, Kid Buu. Ah, pensa se me la dava sbagliata. Che cos'è il Dragon Ball Kai? Il sequel di Dragon Ball GT, una versione revisionata di Z, un prequel di Dragon Ball ambientato sul pianeta Vegeta, una serie creata dai fan, non esiste. Una serie creata dai fan. Una fan series. Una versione revisionata di Dragon Ball Z. Ma stiamo facendo schifo, ma com'è possibile? Ma io sinceramente manco lo conoscevo. Chi insegna le arti marziali a Goten? Nemmeno io ho scritto di farmi gradasso buttando a caso. È ovvio. Chi insegna le arti marziali a Goten da bambino? Allora, Goku, Kiki, Yamcha o Piccolo? O Junior? Allora, escludiamo Kiki, escludiamo anche Yamcha. E anche Goku, perché ti ricordi? Qua ti danno anche l'indizio, perché... Quando... Kiki? No. Al massimo Kiki l'avrà insegnato a spendere i panni. Appunto! Non gli ha insegnato a lottare! No, ma a parte... A parte che quello che ha fatto il test è un deficiente. Guarda, questo qua. Flop TV. Ma cosa ti viene in mente? Mi sono appena arrivato... Cioè... Trunks del futuro è venuto nel passato per sconfiggere Cell, Vegeta, gli androidi. No, non è vero nulla. No, non è vero. Il futuro è venuto nel passato per dare la cura a Goku. Ma lui voleva anche distruggere gli androidi. E poi c'era nelle opzioni quello, c'era. Come muore Goku per la prima volta? Ucciso da Vegeta. Nello scontro con Radish a causa di una malattia cardiaca, quando il pianeta Namek esplode in un incidente sul pianeta Vegeta. Puntualizziamo una cosa. Lui è stato tipo 10 giorni sul pianeta Vegeta, perché poi è stato subito portato sulla Terra. Ma neanche. Eh sì, infatti. Poi. Nemmeno il tempo di togliere il cordone ombelicale. Cosa? Se l'è levato di tente sulla Terra. È stato il nonno a levarglielo. Se l'è mangiato. Oddio, che schifo. Madonna, che schifo. Allora, poi dopo, quando il pianeta Namek esplode, si vede precisamente che lui riesce a scappare, perché poi dopo torna sulla Terra. A causa di una malattia cardiaca, Trunks appunto viene per curarlo. Ucciso da Vegeta. Che poi scopre che non ha fatto nulla. Sì, infatti. Ma vabbè. Ucciso da Vegeta, non ha mai ucciso Goku Vegeta. Cioè, in Dragon Ball Z. Nello scontro con Raditz. A parte ad essere basso di statura, è anche basso riguardo te. Ma cosa? Ma che facile fare queste, oddio, battute infami proprio, mi piace. Ma cos'è? Va bene. È nello scontro con Radish, che in realtà sarebbe stato più o meno Junior proprio. Qual è il vero nome? Che è un pessimo amico. Eh sì. Qual è il vero nome degli androidi C-17 e C-18? Light e Rain. Bravo. Grande Giorgio Cappello di Paglia. Hai indovinato 8 su 13. Facciamo. Io sono un guerriero. Aspetta. Il nostro livello è: io sono un guerriero Saiyan con la foto di Bardock. Feroce e determinato. Lo spirito dei veri guerrieri Saiyan vive in te. Ma potrei ancora superare il tuo limite? Rifacciamo il quiz, così facciamo tutto giusto. E ora, giusto per curiosità, facciamo un quiz su John Cena. Ti va? Va bene, dai. Bene, quiz su di me. Su John. Quiz su di me, come fa a sapere le risposte?
Sei tosto come John Cena. Quiz e test di Nickelodeon. Perfetto. Iniziamo. Ok. Ah, ma so quelle là con le espressioni. Allora, cerchiamone uno bello. Cioè, che in realtà poi magari quello là sarà pure stato il migliore che c'era, però a noi non ci serviva quello. No, ho trovato il quiz sui microcorni e violetta. Che ne dici? Tu hai un po' di problemi. Lo so. Ok. Ti volevo soltanto dire questo. Ma lo sai che c'è? Lo facciamo direttamente su Trivia Crack Kingdom, quello di John Cena. Perché mi sono tornate le vite. Mi sono tornate le vite, giusto? Ho vite infinite per un giorno. Grazie mondo. Grazie mondo. Giovanni Cena. John... Perché non si vede più? John Lennon. John Cena, grazie. Lo mettiamo anche fra i like. Se non c'è stato sul mio canale, vede questo video... Conviene subito a passarci, se no andrò a casa sua e gli metterò una delle mutande sporche di tua nonna. Di nonna dentro lo zaino di scuola. Che è finita. Lo fa aprire e dico a tutti che sono sue. Va bene. E allora quindi facciamo il test su Minecraft. Sì, bello. Ypsilonolo. Ho trovato una carta holo. Sì, vabbè, però come... No. Però, cioè... Io sto premendo Minecraft Ita, ma non parte. No, no, si è impallato. Usciamo dall'applicazione. No, almeno è uscito. È già un passo in avanti. Bene. Gioca. Oh. Gioca adesso. Oh. Oh, finalmente. Allora, la domandina. Abitante regno, rispondi direttamente alla domanda. Per quanti... Quanti tipi di blocchi di quarzo esistono, compreso il minerale slab? Allora ci sta 3, 5, 4 oppure nessuna di queste. Allora ci sta il pilastro, quello cesellato, l'ore, lo slab e il quarzo normale, giusto? Sono 5. Nessuna di queste. No. Oddio, la scala. La scala era 6. Oddio, siamo stupidi. Scusate, ma noi siamo brutti dentro, quindi sbagliamo. In che versione fu rilasciato il pupazzo di neve? 1.4, 1.7, 1.0 o la 1.9? Ah, 1.9 no. No. 1.0 che... No, non da subito. 1. Punto... O 1.0 o 1.9. No, una delle due, 1.0 o 1.9. 1.9. Era 1.0, c'avevo ragione. No, mannaggia a me. È vero, mannaggia a te. Beh, allora io direi di fare l'ultimo video perché è già uscito un video. C'è l'ultimo quiz perché è già uscito un video di 20 minuti. E lo facciamo su un'altra volta su Dragon Ball Italia. Che questa Dragon Ball Italia, questo qua dovrebbe essere anche il più facile. Non lo so perché l'ho detto, a caso. Rispondi attento alla domanda. Oddio, è vero? Ovvio. Ci sta YouTube Italia. Sì, sì, ma ci sta. Vabbè, allora fai YouTube Italia, YouTube italiana. Perché scrivo IA? Perché ti viene in mente italiana che mangia una parmigiana. Che mamma mia, sto facendo dei tuoni qui. Sì, ora no. YouTube Italia, gioca adesso. Oddio, è morto un cane. Come si chiama il server dei mates in Minecraft? Matescraft, Matesmine, Matescrafting Mineplex. Matescraft. Matescraft, infatti.
Io mi ricordo il mezzo, sono pure scritto al loro canale, però non mi ricordo il nome dei loro server. No, chi è andato per un incontro alla Conca d'Oro di Palermo? Eleonora Olivieri, Erika Cowi, Favij me contro te. Erika Cowi. Era in me contro te. Lo so, però uno che si chiama Erika Cowi, non puoi non metterlo. Erika Cowi. Cioè, capisci tu? Che Erika Cowi. Favij, che videogioco odia? Cat Mario, non gioca ai videogiochi. Nessuna dei tre o Slender, Cat Mario. Infatti. La cultura di un gatto trasmessa nel padrone. No, già morte. C'ha pure il pupazzo, però? No, il bello è che l'ha fatto giocare a un suo amico. Ah. Lo bacia il cane ogni volta che prendi la classifica dei videogiochi. Va bene. Io direi che questo video... Ah, ho appena sbagliato, non te l'ho detto, però ho appena sbagliato. Wow. Bene, io direi che questo video può finire qua. Lasciate like se non video, condividete. Vi metterò, se ce la faccio, perché non so se ce la faccio, il canale di Francesco in descrizione. Comunque si chiama Matti per caso 07. Porta contenuti... Ma davvero o faccio quello che ho detto che mi faccio, eh? Che manco si ricorda. Il suo appunto nickname è Matti per caso 07, porta video vlog, poi fra un po' usciranno anche video su PS4. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate il like, condividete, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!